trovati per l'appuntamento con la domenica di Radio Sport. Basket, pallavolo e calcio nella scaletta della nostra trasmissione. Allora, in apertura il basket, la nona giornata del campionato di Serie C regionale ha visto ieri un nuovo successo della capolista Olimpica Basket contro il Valentino Castellaneta. Punteggio finale per il gialloblu 87 a 80, ma la partita è stata più complicata del previsto. Sentiamo. L'Olimpica Basket ottiene una vittoria importante nella nona giornata di andata del campionato di Serie C regionale. I ragazzi di Antonio Russo hanno vinto per 87 a 80 contro il Valentino Castellaneta al termine di una gara a due facce, nella prima parte inguardabile con Castellaneta che ha fatto quello che voleva, tra l'altro avendo il massimo vantaggio nel primo quarto 28 e chiudere lo stesso primo tempo 28 a 12. Nel secondo quarto invece c'è stata la rinascita dell'Olimpica che è arrivata fino all'intervallo lungo a meno 1 sulle 43-44. Terzo quarto abbastanza equilibrato da entrambe le parti, con capovolgimenti sull'uno e sull'altro fronte. Castellaneta trova almeno in un paio di occasioni la parità. Nell'ultimo quarto poi l'ultimo colpo è stato dei ragazzi gialloblu che si sono portati a casa questo importante successo. Fra le vile ospiti da segnalare l'infortunio a Moliterni causa una gomitata. Per lui rottura del setto nasale. Prossimo impegno per i gialloblu, la delicata trasferta di Altamura. Questa è la sintesi della partita. Andiamo a vedere anche gli altri due anticipi che hanno aperto il turno di campionato. A Bari l'Invicta Brindisi si è vinto sulla Giulia di Bari con il punteggio di 64 a 58, mentre il Lecce ha vinto di 4 punti nel finale contro il Fasano 74 a 70. Per la Libertas Altamura, invece, l'altra capolista di questo torneo insieme all'Olimpica, affronta una delicata trasferta contro l'Adria Bari. Adesso ancora basket, il campionato di Serie C nazionale è giunto alla dodicesima giornata del girone di andata di un campionato che si sta rivelando veramente ricco di sorprese e anche di emozioni. Big match della giornata è alla Pala di Leo di Cerignola tra la seconda in classifica, la Allianz San Severo e la Castellano Udas, che al momento occupa la quarta posizione in classifica. Duello importante non soltanto per i due coach, da una parte Matteo Totaro e dall'altro Pietro Coin, ma anche all'opera di vedere il nuovo acquisto biancazzurro Ariel Svoboda, mentre dall'altra parte McCree e tutta la sfila dei giocatori dell'Allianz cercheranno a tutti i costi di tornare a casa con un risultato positivo e dare ancora fiato sul collo alla capolista Sarno, che invece è in casa oggi contro Scafati. Ieri nella puntata speciale del settimanale di Radio Sport, che abbiamo fatto sentire le due interviste in esclusiva per Matteo Totaro della Castellano Udas e per l'Allianz San Severo Pietro Coin. A tal proposito dobbiamo ringraziare l'ufficio stampa dell'Allianz nella persona di Pino Bistillo, se abbiamo avuto questa importante opportunità di intervistare il tecnico della formazione seconda in classifica. Vi ricordo alle 17:50 l'appuntamento con Breaking Sport Live per la fotocronaca completa della partita. Ricordiamo anche, prima di passare alla pallavolo, anche gli impegni delle altre squadre di questo turno: Nardò Ostuni, Benevento Castellammare di Stabia, Juve Trani, Bernalda, Partenope Napoli e Pozzuoli, e poi abbiamo detto Sarno Scafati e Megarid Basket Napoli, Timberwolves Potenza. Adesso parliamo di pallavolo, sabato amaro per le formazioni Ovandine con le due sconfitte, sia per la Libera Virtus che per la Pallavolo Cerignola, ma con situazioni differenti. Sentiamo.
Doppia sconfitta per le formazioni di volley della città di Cerignola in un sabato che doveva essere sicuramente foriero di ben altre speranze. In ambidue donne la Libera Virtus esce sconfitta in casa per 3-1 ad opera della Torrese Napoli, 23-25, 25-16, 24-26, 25-23, mentre la Pallavolo Cerignola perde 3-0 in casa dalla capolista Fidas Trigiano nell'ottava giornata del campionato di Serie D, con i parziali di 23-25, 27-25. 23-25. Oggi in campo per la prima divisione uomini, la fuoricorso Caffè Udas, impegnata nella seconda giornata di andata a Lucera contro il Volleyball, mentre l'Iposea Udas osserva nella Serie C uomini un turno di riposo. Questa è la sintesi delle due partite di ieri. Ricordiamo anche che per quanto concerne il campionato di prima divisione maschile è trasferta per la fuoricorso Caffè Udas contro il Volleyball Lucera. Adesso il calcio, i campionati di prima e seconda categoria e poi naturalmente la Serie A. Per la prima categoria, impegnativa partita interna per l'Audace Cerignola di Massimo Gallo contro la squadra, anzi non in casa, in trasferta, contro la squadra del Virtus Molfetta per mantenere inalterata la leadership del torneo, mentre la seconda in classifica, il San Marco, riposa. In seconda categoria invece la Sportmania Cerignola di Michele Schiavone nella undicesima giornata del campionato per la prima categoria, stesso turno. Dicevo, per la undicesima giornata del campionato di seconda categoria, gli uomini di Michele Schiavone sono attesi a un'impegnativa trasferta contro il San Giovanni Rotondo, mentre le due squadre al secondo posto in classifica, ossia Sauri e Nuova Spinazzola, sono alle prese con impegni interni contro San Nicandro e Troia. Adesso il campionato di Serie A con una quattordicesima giornata che non vede il guizzo della Roma di riavvicinarsi ulteriormente alla Juventus, fermata da un bellissimo Sassuolo, sempre più rivelazione. Oggi si lotta per il terzo posto con le sfide casalinghe di Napoli e Genoa. Sentiamo. La Roma non riesce di avvicinarsi di più alla Juventus, questo è stato l'esito del quattordicesimo giornata del campionato di Serie A nell'anticipo del sabato. I giallorossi di Garcia sono stati costretti al pareggio per 2-2, dopo essersi trovati in svantaggio due volte grazie alla doppietta di Simone Zaza al quarto d'ora e al 17° del primo tempo. Nella ripresa poi Bialic accorcia le distanze sul rigore e nel finale ottiene un inesperato pareggio. La Juventus invece aveva pareggiato venerdì nel primo anticipo di campionato nella insidiosa trasferta di Firenze 0-0 contro la Fiorentina. Non sono mancate polemiche per una serie di rigori non concessi. Domenica il resto del programma è concentrato sulla lotta per il terzo posto, con Napoli e Genoa impegnati in incontri casalinghi. Gli azzurri di Benitez, all'ora di pranzo alle 12:30, affrontano l'Empoli in crisi di risultati, mentre il Genoa ospiterà il Milan. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di Radio Sport la domenica. Vi ricordo alle 17:50 l'appuntamento con Breaking Sport Live per la fotocronaca dal Paladileo della dodicesima giornata del campionato di basket Serie C nazionale tra Castellano Udas ed Allianz San Severo. Grazie a tutti per l'ascolto e da Mimmo Siena l'augurio di una buona domenica.